potrebbe essere stato plagiato da una comunità religiosa alle porte di Palermo. Questo è il sospetto della sua famiglia. Antonio Zangaro, 30 anni, manca da casa dallo scorso mese di agosto, quando, senza dire nulla alla famiglia e dopo un periodo in cui era apparso turbato, scompare nel nulla. A lanciare un appello, il padre Francesco, originario di Corigliano Calabro, da diversi anni in Germania, dove si è trasferito per lavoro con tutta la famiglia. Antonio lavorava in un ristorante come cameriere e appariva sereno, fino all'arrivo della pandemia, quando, secondo i genitori, inizia una crisi mistico-religiosa. Secondo il padre, Antonio sarebbe stato attirato e forse plagiato da una comunità religiosa di Palermo. Un anno fa Antonio torna a Corigliano, sta via più giorni del previsto e i genitori dice di trovarsi in compagnia di vecchi amici a Castrovillari. A marzo rientra in Germania, ma è un'altra persona. Sua sorella cerca tracce nel cellulare e scopre che Antonio non è stato in Calabria, come aveva detto, ma a Palermo, ospite di una comunità religiosa. Perché ha mentito alla sua famiglia? Poi, a Ferragosto, dopo una cena a casa dei genitori, sparisce nel nulla. La madre va a cercarlo a casa sua, ma di Antonio nessuna traccia. Trova il cellulare, pieno di messaggi scambiati con alcuni membri della comunità religiosa di Palermo. Il padre inizia a cercarlo, raggiunge la comunità siciliana, ma il figlio non c'è. Da qui i sospetti del genitore. Antonio può essere stato plagiato? Allora, Antonio è sparito da 5 mesi, Ilaria Pedagalvina è in diretta, qual è il sospetto preciso che ha la famiglia? Ora di attesa per questa sparizione, il papà lancia un appello. Antonio torna a casa, di lui non si sa nulla, ma un dato può essere certo, Alberto, che questo ragazzo possa essere finito in una comunità religiosa. Adesso sono ore in cui bisognerà capire se veramente lui è finito lì con una scelta personale oppure se in qualche maniera, come si diceva prima, potrebbe essere stato plagiato. Il papà è arrivato dalla Germania qui in Calabria, a Corigliano Calabro, ha presentato una denuncia e proprio nelle prossime ore non resta resterà qui in Calabria proprio in attesa di in qualche maniera di una traccia del proprio figlio, certo. Perché sparire a 30 anni senza lasciare notizie e senza dare una comunicazione ai propri genitori diventa insopportabile per chi lo aspetta a casa. E allora Ilenia pone il quesito: Antonio ha scelto di andare via da solo e da 5 mesi non dà più sue notizie, o in qualche maniera, come avvalorano i familiari, è stato plagiato da questa comunità religiosa? Sentite cosa ci ha detto il papà. Antonio, suo figlio, 30 anni, manca già agosto scorso. Eravate in Germania e quel giorno che succede? Il 15 a sera è stato da noi, fino a mezzanotte e un quarto, e poi non abbiamo saputo più nulla. Lui è andato via portando via poche cose. Con jeans, una magliettina col cappuccio, un paio di scarpe da tennis. Ma lei che idea si è fatto, signor Franco? C'è in qualche comunità dove lui aveva contatto. Che però sta a Palermo. Ma una comunità dove voleva andare, dove voleva entrare, forse, cosa sapete? Esatto, ma forse voleva andare, ma se lui a noi ci avrebbe informato, senti che io vorrei andare in questa comunità, perché no? Sei libero di fare la tua vita. Ma lei pensa che Antonio aveva una conversa, stava vivendo un cambiamento dell'anima? Esatto. Per me sì, qualcosa stava cambiando. Cosa vi diceva? Io gli dicevo, Antonio, che tu vuoi entrare in questa comunità, se tu vuoi intraprendere una vita ecclesiastica, secondo il mio punto di vista, fai un qualcosa di diretto, più pulito, più ordinato, no? Lei ha avuto contatti, ha chiamato questa comunità? Io sono stato a Palermo il 31 di ottobre. È venuto una suora, ho bussato, poi sono il papà di Antonio Zangaro. Sto cercando mio figlio. Mi ci dispiace, ma qui non c'è nessuno. Ma lei se va a cercarlo in comunità perché pensa che Antonio possa trovarsi lì? Esatto, può darsi. E lei perché ha avuto questo pensiero? Io vengo a vedere se effettivamente il responsabile o il sacerdote o la suora mi può dare una risposta, se c'è Antonio, non voglio altro. Ma secondo lei hanno detto la verità? No, questo qua, questo è nella loro coscienza, io non dico.